Il servizio della raccolta differenziata è un servizio molto complicato all'inizio, poi naturalmente ci si abitua e riusciamo a raggiungere risultati importanti. Una breve premessa: intanto vi ringrazio per essere qui, perché questi argomenti all'inizio non tirano molto. Però siccome abbiamo la necessità di dare a questa città una, come dire, un decoro, il decoro che merita, era necessario che noi iniziassimo da questo luogo, che è il luogo dove si incontrano le famiglie, i ragazzi e le ragazze, per poi naturalmente fare incontri di nicchia, incontrare i ragazzi nelle scuole, incontrare gli operatori sanitari, chiedere, come ho fatto, ringrazio i parroci presenti, ai parroci di darci una mano. Ieri, in occasione della venuta a Cetraro dell'eremita Padre Ciro, alla presenza del Vescovo, abbiamo parlato anche di questo, perché io insomma ritengo necessario che chiunque possa fare una cosa la debba fare, chiunque possa sensibilizzare lo debba fare, perché questo è un servizio che non è un servizio utile al sindaco, è un servizio utile ai cittadini, è un servizio utile ai bambini, ai ragazzi, è un servizio utile a questa città. E allora, siccome io, essendo dal 15 di giugno insomma assessore provinciale dell'ambiente, e sto soltanto seguendo i disastri che ci sono in provincia di Cosenza, soprattutto in provincia di Cosenza e in quella di Vibo, ma nella fattispecie in provincia di Cosenza, sono solito incontrarmi con il commissario per l'emergenza rifiuti, il generale Melandri, insieme al prefetto e ai sindaci dei vari territori, Basso Ionio, Alto Ionio, Saluto, Tirreno, Alto Tirreno, Basso Tirreno. Lì si capisce di come questa provincia sia indietro rispetto all'unico strumento che rende possibile risolvere il problema dei rifiuti, che è quello della raccolta differenziata. E noi abbiamo voluto, con un lavoro faticoso, per il quale io insomma doverosamente devo ringraziare alcune persone che farò nel corso del mio intervento, intanto perché questa è una città che non può permettersi di non ancorarsi alla modernità, perché questa è una città che ha il più grande porto turistico, che ne dica qualcuno, da Salerno a Vibo Valentia, perché questa è una città che ha un teatro comunale che molti non hanno, perché questa è una città che ha la più grande città ospedaliera dopo l'Annunziata della provincia di Cosenza, insomma perché questa è una città che ha il territorio più vasto insieme a pochi altri comuni, 155 comuni della provincia di Cosenza, con 65 km quadrati di territorio, perché questa è una città che ha la storia di due licei classici, perché questa è una città che ha avuto una storia industriale esaltante. Insomma, per una serie di motivi noi non possiamo rimanere indietro rispetto a paesi che sono quando i nostri quartieri, che sono al 70% di raccolta differenziata. Noi questo non ce lo possiamo permettere. E in questo io credo che, siccome questo servizio non è un servizio elettoralistico, per intenderci, non è un servizio che porta consenso al sindaco o agli amministratori comunali, questo è un servizio che porta consenso solo ai cittadini, a ognuno di coloro i quali farà questo, seguirà rigorosamente questo servizio. Io nel mese di agosto ho partecipato ad un convegno a Trebisacce, dove la società che gestisce la raccolta differenziata per noi gestisce il servizio. Beh, a Trebisacce in quanti mesi? Quattro mesi. Trebisacce, che è una città dello Ionio,
più o meno simile alla nostra, è arrivata a quasi il 42%. Ora io non voglio arrivare al 42% in due mesi, però io sono certo che noi insieme, attraverso il lavoro che facciamo, possiamo arrivare certamente alla percentuale che la legge ci impone, che è il 35%, ma io sono certo che nel momento in cui ci entrerà nella testa, così come siamo positivi per altre questioni, ed avendo noi vissuto la più grande emergenza ambientale della storia della Calabria, che è stata quella della nave dei veleni, noi siamo predisposti verso l'ambiente, siamo predisposti a risolvere i problemi, non con le chiacchiere che fanno quattro amici al bar o quattro amici su Facebook, quattro, no, con le chiacchiere, col lavoro faticoso di 15 ore al giorno, stando in trincea, sacrificando anche parte, forse tutto il proprio tempo libero. E allora che cosa vogliamo fare noi? Perché stasera siamo qui, abbiamo portato i cassonetti che nel nostro immaginario sono cassonetti che hanno olezzi nauseabondi. Intanto i cassonetti alla Marina, al centro e a San Filippo spariranno, non li troverete più. Cioè non ci saranno più i cassonetti dove ognuno passerà, ognuno, qualcuno, minoranze, sempre minoranze, passerà e butterà la busta, non lo troverà più. Qualcuno mi chiederà, ma perché il porta a porta spinto non lo avete portato in tutto il territorio comunale? È chiaro che è una questione economica, non si può fare, perché essendo il nostro un territorio largamente urbanizzato, era difficile poterlo controllare e gestire. A Rende, la città per eccellenza dei servizi, della qualità, dell'efficienza, Rende, dove governa il più illuminato amministratore che abbia avuto la storia della Calabria, che si chiama Principe, fanno la raccolta differenziata con i cassonetti di prossimità e in due mesi sono al 53%. Ora, quindi questo servizio, il servizio dei cassonetti di prossimità, non è una, come dire, una distinzione tra una parte e l'altra della città, no, è solo perché noi riusciamo a offrire il porta a porta spinto solo in questi centri che vi ripeto, la Marina, il centro urbano e San Filippo, perché sono territori urbanisticamente omogenei, per cui è più facile e c'è meno dispendio, perché se noi oggi paghiamo per questo servizio 1.100.000 euro, capite bene che fare il porta a porta spinto in un territorio dove si è costruito dappertutto costerebbe 10 milioni di euro. E siccome questo è un servizio a domanda individuale, quello che costa il servizio lo pagano i cittadini. Cioè, non so se è chiaro, questo servizio costa al comune di Cetraro 1.100.000. E questo servizio, tranne la parte che ci ha dato la regione, di cui parlerò fra poco, questo servizio lo pagano interamente i cittadini. Ora, arriveranno dei ragazzi nelle vostre case. Daniel, devi venire qui perché tu sei stato bravissimo, eccezionale, però siccome io sono sempre per le cose pratiche, dobbiamo un attimo simulare che cosa succede domani mattina quando arriveranno i ragazzi a bussare alle vostre case. Arriveranno con questi mastelli, questi bidoncini, ve li consegneranno gratuitamente, naturalmente, e noi avremo questo mastello dove va l'organico. Che cos'è l'organico? Perché io, guardate, siccome io ho i limiti, quindi lo voglio dire a me, perché io prima di fare l'assessore all'ambiente non lo sapevo cos'era organico in tutto, cioè, o meglio, nell'organico mettevo di tutto e di più, invece ci sono delle cose che non vanno. Allora, in questo mastello, che loro ritireranno il lunedì, il giovedì
e il sabato, ci saranno fondi di caffè e filtri di tè. Quindi quando noi faremo il caffè, poi lo dovremo mettere qui. Lo dico alla mia amica Sabina. Sabina, qua. Gli scarti di frutta e verdura, quando mangiamo la mela, va qui. Sia la buccia che il l'osso. I gusci d'uovo, quando abbiamo fatto la frittata, vanno qui. Cioè, rendiamola anche simpatica questa differenziata, se no diventa un incubo. Dopo che noi abbiamo acceso il caminetto, le ceneri della legna vanno qui. Quando noi utilizziamo i tovaglioli di carta che abbiamo utilizzato per pulirci, non vanno nella carta, vanno lì, perché è organica, è frazione organica. E questo è uno. Per cui quando voi avrete la cena, siccome verranno lunedì mattina a ritirarlo, e voi avrete una cena lunedì, no? Cioè questo ve lo dovete tenere, non è che ve lo portate fuori di casa, no, perché ci sono le sanzioni. Perché il giovedì arriverà il nostro operaio, verrà a recuperarlo, a svuotarlo e vi lascerà il mastello. Scusi, se una cena di più di... Come dici, Giulia? Cena di più, niente quello. Non basta. Allora, premettendo che viene fatto 3 volte a settimana e che come volumetria è provato che comunque dovrebbe bastare, ciò non toglie che quello che dice lei, signora, potrebbe capitare. Allora, quando dovesse capitare questo, si può anche mettere vicino al contenitore l'altra busta, sempre quella biodegradabile. Però dobbiamo fare attenzione, se iniziamo a lasciare le buste... Ok, Daniel, va bene perché dobbiamo essere veloci, televisivi, perché sennò poi la gente non ci segue. Il blu, multimateriale. Nel multimateriale noi dobbiamo mettere il vetro, le bottiglie, i flaconi, poi dobbiamo mettere vasi di qualsiasi colore e la plastica. Bottiglie, vasetti, contenitori, le lattine per bibite, lattine in banda stagnata. Ora, che cosa succede? Quando i nostri figli bevono il succo di frutta, no? Noi dobbiamo dire ai bambini, ma glielo dirò io nelle scuole quando andrò, che poi quel succo di frutta lo devono passare sotto l'acqua, lo puliscono e lo mettono in questo mastello. Così quando io mangio lo yogurt la mattina, che è l'unica cosa che mangio, pulisco la vaschetta sotto il rubinetto e lo metto nel multimateriale. L'altro mastello. Carta e cartone. Quando noi la mattina compriamo i giornali, o compriamo le riviste, oppure abbiamo le bollette, la busta, perché le bollette le dobbiamo pagare, che cosa succede? Che noi quaderni, libri, sacchetti, giornali, naturalmente riducendoli di volume, perché capite bene che, insomma, se noi mettiamo tanta carta qui e non riduciamo il volume, non è sufficiente. Per cui questo contenitore della carta e del cartone lo dobbiamo togliere, scusami, vai ai giorni? Il mercoledì, che è sufficiente. La carta e il cartone non ha olezzi, né osi abbondi, per cui si può tenere in casa. Ultimo mastello. Questo è il rifiuto non differenziato. Il rifiuto non differenziato. Che cosa significa? Che sono tutti i rifiuti che non sono oggetto di raccolta differenziata, che non sono riciclabili, come i piatti, i bicchieri, le posate, naturalmente sto parlando piatti, bicchieri di plastica sporchi. Come dici? Sporchi. Anche quelle bollette non sono riciclate. Anche, è chiaro, non sono riciclate. Pannolini. Per esempio, andiamo ai pannolini. In alcune città, soprattutto nell'Emilia, no?
cosa fanno? Hanno ridotto il consumo dei pannolini, cioè sono ritornati a 30 anni fa. Siccome i pannolini sono stati inventati negli anni 70, prima degli anni 70, chiedo scusa, quando voi siete nati, quelli con i capelli bianchi, cosa utilizzavano le mamme? In Emilia Romagna c'è un ritorno, c'è il ritorno alle vecchie, come si chiamavano, Lucio? Fasciatori, per intendersi. Io non chiedo questo, naturalmente, non chiedo questo. Però, ecco, questo mastello è il rifiuto, il mastello del rifiuto non differenziato. La stessa cosa che succede nelle nostre case e che succede per le zone del porta a porta spinto, succede nelle zone servite dai cassonetti di prossimità, con una differenza che si può convenire nel cassonetto, correggimi se sbaglio, in qualunque momento. Per cui poi arriveranno gli operatori e svuoteranno i cassonetti. Ora, perché ho voluto fare questa simulazione? Perché la raccolta differenziata è uno strumento estremamente semplice per ridurre i rifiuti, pagare di meno, perché ripeto, si paga ciò che si consuma, e rendere le nostre città migliori.